Sabrani in azione, effettua il cross centrale e c'è la rete, gol di Madir di testa, Marocco che passa in avvantaggio. Madir ha portato in avvantaggio il Marocco, bello lo stacco di testa, imparabile, imprendibile per il portiere Drid, 1-0 per il Marocco. Ecco il cross di Jabrane, rivediamo, e lo splendido stacco di testa da parte di Madir, 1-0 per il Marocco. Indubbiamente era la logica conclusione, segnare la rete del Marocco prima o poi doveva farlo. È stata una bellissima azione anche quella di prima del terzino di Jean, che ha per un gol a 0. C'è un fallo commesso su Ferwi, calcio di punizione per l'Algeria. Algeria che sta accelerando i tempi, ovviamente Mengaria, Merzecani in azione, lancio indirizzato su Diamond, chiude ancora una volta la difesa del Marocco con Pias, riprende Merzecan, l'invito è per Yaki, Diamun, Yaki in area, attenzione l'intervento, l'uscita e il gol di Bellumi, ma è concesso, si sia valido il gol di Bellumi e il pareggio della formazione algerina che giunge al 42esimo del secondo tempo. L'Algeria quindi pareggia con Bellumi. Ecco il gol di Bellumi, la schiacciata di testa a terra del pallone, imparabile anche questa volta per Atmi, il cross di Diamun e il colpo di testa di Bellumi. Risultato di parità a questo punto, e mancano 2 minuti alla conclusione e quindi sarà interessantissimo. Andiamo errati, dovrebbe trattarsi di El Garef per la formazione del Marocco, in effetti è lui. El Garef contro Drid, è il primo calcio di rigore per questa finale valevole per il terzo e quarto posto della Coppa d'Africa. El Garef rincorsa, destro, è parata, ma deve essere ribattuto il calcio di rigore perché il portiere Drid si è mosso anzitempo. Speriamo di poter rivedere un gesto poco simpatico di Drid nei confronti dell'arbitro, forse meritava a questo punto l'ammonizione. Vedete, Drid è in effetti si è mosso proprio qualche istante prima, ma l'arbitro direi che è stato molto fiscale in questa occasione, chiaramente. Allora ancora El Garef, tutto da rifare quindi, El Garef contro Drid. Ora El Garef prende una lunga rincorsa, quindi batterà di potenza. Lunghissima rincorsa di El Garef, attenzione ancora il destro e para! E fa rifare ancora l'arbitro, ripetere per la terza volta il calcio di rigore. Adesso siamo esagerati. Incredibile. Adesso si sembra un po' esagerato questa ripetizione. In effetti poteva passare per il primo intervento, ma sul secondo non mi è sembrato proprio un movimento. E adesso ci sono le proteste da parte di tutti i giocatori dell'Algeria. E vedete che Abid Alitar, l'arbitro dell'incontro, sta per estrarre un cartellino giallo, poi ha rinunciato. C'è un po' di bagarre ovviamente che si è scatenata da parte dei giocatori algerini. Rivediamo intanto il secondo calcio di rigore. No, direi che questa volta il portiere si è mosso proprio nel momento in cui El Garef ha calciato, quindi non doveva sicuramente essere ribattuto. Allora assistiamo alla ripetizione del primo calcio di rigore per la terza volta. Ancora El Garef e questa volta vedete che il portiere si mette sull'attenti, il portiere dritto. Ancora El Garef in rincorsa. Parte El Garef, attenzione, tiro e palla che è fuori, sbaglia El Garef, quindi il primo calcio di rigore, errato quindi il calcio di rigore di El Garef, tiro molto potente, del resto
ha sbagliato per due volte. Meglio così, perché poteva succedere un brutto tiro, ma una partita che in fondo è stata molto corretta e molto sportiva. L'arbitro è stato molto fiscale, ha fatto questa ripetizione, il terzo tentativo sbagliato, penso sia giusto così. È la volta di Iacchi, attenzione per l'Algeria, e gol! Iacchi quindi realizza per la formazione algerina, che passa così in avvantaggio per un gol a zero. Precisa la conclusione di Iacchi, il numero 8 della formazione algerina, quindi l'Algeria a questo punto è in vantaggio per un gol a zero. El Garef ha sbagliato. È la volta di Benabiscia, il numero 18 della formazione del Marocco. Edrid ancora tra i pali. Pronto Benabiscia che batterà con il destro, tiro e para il portiere, eccezionale Drid, parato il secondo rigore per la formazione del Marocco, quindi siamo sempre sull'1-0 per l'Algeria, ma con l'Algeria che ha a questo punto un grosso vantaggio, un vantaggio doppio. Ah, il valore dei portieri si è visto anche nel percorso della gara. Certo, poi ricordiamo Ancono, ricordiamo Belli, i due portieri del Camerun che sono praticamente i migliori, no? Cioè portieri che giocano in Francia dell'Africa. Intanto c'è Diamoun, seguiamo Diamoun contro Hakimi. E il secondo calcio di rigore per l'Algeria, la battuta di sinistro, alto, sbaglia Diamoun. Si dimezza quindi il vantaggio per la formazione algerina, altissimo oltre la traversa, il suo sinistro. E quindi siamo ancora sull'1-0, sempre in favore della formazione algerina. È il terzo calcio di rigore ed è pronto alla battuta Ouadani. Ouadani per il Marocco. Posiziona con molta cura il pallone sul dischetto, osserva Drid. Lakhem Ouadani inquadrato, non trova l'esatta posizione, si muove il pallone. Lunga la rincorsa di Ouadani, sinistro e gol, 1-1. Gol quindi di Ouadani, che riporta in parità le sorti dei calci di rigore, ma ricordiamo che l'Algeria è in vantaggio numerico. Primo errore di El Garef, il gol realizzato dall'Algeria con Iacchi, poi una parata sul rigore di Benabiscia, il rigore sbagliato da Diamoun e il rigore invece realizzato da Ouadani. È in azione Merzekane, l'algerino Merzekane. Rincorsa col destro, tiro, gol! Algeria 2, Marocco 1 e siamo alla battuta ora del quarto, della quarta serie dei calci di rigore. È Tijani che sta per effettuare la battuta del quarto tiro dal dischetto. Tijani, il numero 2 della formazione del Marocco. L'arbitro fa rettificare la posizione del pallone. Ecco ancora inquadrato Drid. Tijani colla. Senza rincorsa sulla sinistra del portiere. Situazione di parità ma vantaggio numerico per l'Algeria che ora sta per effettuare il suo quarto tiro dai 16 metri. Vediamo chi sarà il battitore della formazione algerina. È Saib, il 19.
corsa con il destro, la finta che spiazza il portiere Hatmi ed è il gol per la formazione algerina che ritorna in vantaggio. Attenzione perché il quinto calcio di rigore è importantissimo. A questo punto sul piede di Dimoumi c'è la possibilità di riportarsi in parità. Dimoumi quindi alla battuta del quinto calcio di rigore per la formazione del Marocco. Se Dimoumi realizzerà sarà decisivo l'ultimo calcio di rigore che dovrà battere l'Algeria. Se invece Dimoumi fallisce, l'Algeria è terza classificata in questa Coppa d'Africa. Pronta la rincorsa di Dimoumi, sinistro, tiro e gol. Decisivo quindi, 3-3, decisivo quindi l'ultimo calcio di rigore per l'Algeria. Abbiamo rivisto intanto il calcio di rigore realizzato da Dimoumi. Vedremo ora chi sarà il battitore per la formazione algerina. Non riusciamo a individuare, ecco il numero 20, il suo tiro, la parata, ma viene fatto ripetere, il 20 comunque era Mengaria. No, non viene fatto ripetere, c'era stato un fischio da parte dell'arbitro, si era inatteso che fosse una ripetizione. Mengaria quindi ha fallito in pratica il calcio di rigore, situazione 3-3 tra le due formazioni. Ed ora si dovrà andare ad oltranza fino a quando una delle due squadre non fallirà il calcio di rigore. Vedremo ora a chi toccherà battere questa stessa realizzazione. Ricordiamo che nella partita di semifinale tra la Nigeria e proprio l'Algeria si è ricorsi a 11 calci di rigore per parte e l'undicesimo è stato fallito proprio dall'algerino Belloumi, il giocatore più rappresentativo, che fino a questo momento non ha ancora calciato. Quindi tu l'avevi detto che i calci di rigore sono una lotteria, però dobbiamo... Dovrebbe essere Amaroui questo qui, no, è Nader Hassan, una vistosa fascia al ginocchio. Quindi Nader, il numero 20 della formazione del Marocco contro Drid, e il sesto calcio di rigore. Va a posizionare la sfera Nader. È pronto l'attaccante marocchino. Battuta con il destro e la parata di Nader, ancora una di Drid, scusate, ancora una volta quindi Drid riesce a neutralizzare un calcio di rigore ad un giocatore marocchino. Siamo sempre sul 3-3 a questo punto, è fondamentale che il prossimo giocatore algerino non sbagli il calcio di rigore o non se lo faccia parare, questa volta dal portiere Hatmi. Sul piede di Belgherbi quindi la possibilità di guadagnare la terza posizione in questa Coppa d'Africa. Belgherbi e gol! L'Algeria dunque arriva a conquistare la terza piazza ai danni della formazione del Marocco. Ricordiamo quindi brevemente, l'Algeria batte il Marocco per 5-4 dopo i tempi regolamentari, dopo i supplementari e dopo 6 calci di rigore.